Dal 12 al 20 maggio Taranto in fiera Expo dei Due Mari. Artigianato, commercio, arredamento, sposi, agroalimentare e villaggio gastronomico. Dal 12 al 20 maggio in Viale Unicef Taranto in fiera Expo dei Due Mari. Ingresso libero. La trasmissione Polifemo tende a voler valorizzare quelle risorse del territorio, quelle iniziative che permettono alla comunità ionica di crescere, che permettono alla comunità ionica di mostrare appunto le proprie capacità, il proprio spirito di iniziativa, motivo per il quale siamo qui a Taranto in Viale Unicef per mostrarvi questa iniziativa davvero interessante. Taranto in fiera, Expo dei Due Mari, una manifestazione appunto che parte il 12 di maggio e si conclude il 20, un modo affinché le varie aziende provenienti da tutta Italia possano mostrare i propri prodotti e i tarantini ovviamente arricchirsi attraverso le varie offerte. Siamo con la signora Rosetta Salandra, organizzatrice dell'evento Expo Taranto in fiera, Expo dei Due Mari, un modo per far crescere davvero il territorio. Grande impegno, grande sacrificio, ma l'inaugurazione davvero ha ripagato di tanti sforzi. Sì, certamente, ci abbiamo impiegato un po' di tempo, nessuno ci credeva, però praticamente poi alla fine quelli più affezionati, perché lavoriamo sul territorio, hanno ceduto e quindi siamo riusciti a realizzare tutto questo. Spero che piaccia tanto a tutti e a ingresso libero, vi aspettiamo tutti, perché veramente è una cosa bellissima. Taranto al centro dell'Italia e l'Italia è a Taranto. Taranto è bellissima, bisogna dargli solo una manciata in più. E voi avete fiducia e avete scommesso con impegno, con risorse, con uno sforzo non semplice. Certamente, perché praticamente noi siamo in autonomia, ci autogestiamo e quindi scommettere su Taranto è stato veramente un impegno unico. In bocca al lupo. Crepi, vi aspettiamo qui a ingresso libero. Terra Lucana, prodotti tipici, una iniziativa questo Expo per mostrare le vostre specialità. Sì, quello che noi, la nostra terra di meglio, caciocavalli, salumi e quant'altro. Siamo qui facendo, sperando di far conoscere il nostro prodotto, speriamo bene. Che ne pensate di questo Expo, di questa grande vetrina? Penso una buona iniziativa per una buona vetrina, infatti speriamo che risponda bene anche il prodotto lucano. Giovanni Liuzzi, azienda agricola murgiana, cosa offrite alla collettività? Allora, noi offriamo cinghiali, carne fresca e salumi di cinghiale dei nostri allevamenti a noci in pratica. Un pensiero su questa iniziativa, su questo Expo, Taranto protagonista. Ma Taranto ha sempre risposto bene, il punto mi sembra strategico, speriamo insomma che la manifestazione si svolga nel migliore dei modi. Insomma. L'antico e l'usato di Russo, mobili, restauro e vendita. Sicuramente sì. Grottaglie. Grottaglie. Russo Antichità rappresenta da 3 generazioni di antiquariato che effettua anche in tutto il mondo, nel senso che giriamo a tutte le parti. Siamo 6 categorie dove appunto dimostriamo il vero antico e disponiamo tutto il mobile in vera parte buona. Un'occasione questo Expo per valorizzare la propria offerta, una bella iniziativa. Beh, sicuramente sì, perché automaticamente quello che organizza le fiere mi tiene sempre presente, perché rappresenta veramente un mobile del vero antiquariato.